chiedere, che cosa rappresentano nella storia del Novecento, dal tuo punto di vista, su il fact-checking, le foibe? Con estremo cinismo, nessuno me lo decontestualizzi, le foibe sono un colpo di tosse della Seconda Guerra Mondiale. Semplificando molto, ci sono due momenti di violenza, nel primo caso ancora all'interno della Seconda Guerra, nel secondo caso, come si dicono gli storici, inerziale, cioè che quando sta finendo tutto, ma che questa cosa ci mette un attimo a finire, le guerre non finiscono con il suono del gong, che vanno a colpire un numero considerevole di fascisti o comunque di persone legate da interessi, eccetera, al regime, e non solo, perché colpiscono anche appunto persino partigiani, per dinamica anche di potere locale, insomma cose che sappiamo. Le foibe sono il grande cavallo di battaglia identitario della destra fascista, intimamente fascista, cioè dell'RSI che entra poi nell'MSI e che poi avanza. Perché con tutta una serie di storture gigantesche, cioè solo in quanto italiani, lì dentro non sono finiti solo italiani, e addirittura si arriva a parlare di genocidio, robe che non stanno in piedi, per non parlare della guerra sulle cifre, che è surreale. La cosa più grave di tutta questa vicenda è che tu puoi raccontare, devi raccontare, perché non è che ci sono zone d'ombra da evitare, quella pagina, a patto che tu la contestualizzi per davvero. E cioè l'invasione nazifascista di Jugoslavia fa 1 milione di morti. Quella sì che è, come dire, la grande tragedia della macro regione, e questo tra tutti i vari effetti che ha, diciamo, sulle dinamiche storiche del territorio, produce anche quello. Come scrive l'amico Enrico Betti, negli stessi mesi, quando i nazisti vanno a riprendersi quelle terre, fanno 2500 morti che non esistono nella memoria pubblica italiana, non esistono. Diciamo che la norma purtroppo è quella che tu celebri le tue vittime. Certo. Il paradosso della norma è proprio la storia delle foibe, che tu celebri le tue vittime ignorando completamente le responsabilità storiche del fascismo italiano di quegli anni, ignorando le vittime prodotte subito prima, appunto a tappeto, in questa devastante invasione, e celebrando le tue vittime anche se o addirittura in virtù del fatto che fossero fasciste. Cioè, Vincenzo Serrentino, criminale di guerra, ed è uno che ha avuto la sua onorificenza in quanto vittima delle foibe. Perché solo il fatto di essere stato tra gli ammazzati di quelle due fasi lì, in base a non si sa cosa, dovrebbe renderti degno di avere un'onorificenza. Ma questo, è un nazionalismo schifoso, che puzza di razzismo lontano 10.000 km, perché dunque solo perché sei stato ucciso da uno jugoslavo, non importa quale ragione, per dire alla francese, tu sei degno di una onorificenza e non vado minimamente a guardare le tue responsabilità. E B, cioè, come minimo è voler mettere sotto non un tappeto, ma una pila di tappeti, sì. Tutta la storia, ma anche sulla questione coloniale, 20 anni che si batte questo tasto. E comunque nel senso comune quella storia non esiste. Cioè ormai gli storici parlano di genocidio per la Cirenaica. L'Etiopia fa accapponare la pelle, tutto quanto. Scendiamo di qua, fermiamo chiunque e chiediamo: sai per caso qualcosa sulla storia coloniale italiana? Un po' forse noi amiamo raccontare la storia anche italiana in maniera leggera, ci viene da dire, noi raccontiamo la seconda guerra mondiale al cinema con Mediterraneo, dove sono un branco di simpatici galioffi. Noi siamo quelli che facciamo i film commedia leggera per raccontare anche la storia, e quello non aiuta molto a creare l'orgoglio o la consapevolezza. Però penso che sia proprio un pezzo di italianità culturale. Mi è capitato di recente una foto che io ho trovato in archivio tanti anni fa, qua in Via Piave, nei faldoni dei processi collaborazionisti, in cui c'è uno di quelli processati, che poi all'inizio processavano sul serio, poi con l'amnistia Togliatti, con la Cassazione, va tutto in vacca, di questo fascista che ha una testa mozzata in mano. Così. Per me la genealogia è chiarissima. Quelle scene lì c'erano in Africa orientale, c'erano in Libia, le ritroviamo poi in Europa orientale con l'asse, cioè nel senso quel tipo di mondo che immaginavano loro era così, cioè i nemici andavano
decapitati, sgozzati, appunto il terzo Reich, tutti i presunti traditori li decapitava tutti, tutti quelli che abbiamo in mente, tutti vengono tutti decapitati dall'unità d'Italia, questa cosa dei bambini lanciati per aria, neonati lanciati per aria, il tiro al piattello lo facevano gli italiani ad Addis Abeba, anche i civili lo facevano i nazisti alle porte di Auschwitz con i figli per gli inglesi, però hanno distrutto Dresda in una notte, hanno buttato la bomba Ma questo è il punto. No, ma infatti non è che non è che due torti fanno una ragione. Infatti, perché bisogna, secondo me, cambiare prospettiva. Cioè la mia corrente politica si riferiva all'antifascismo come crimine più grosso che ha fatto il fascismo. Qual è la tua corrente politica? La mia corrente politica è la corrente che ha fondato il Partito Comunista nel 21. Per cui il discorso fascismo-antifascismo, se viene tenuto sul politicamente corretto, cioè sul fatto che comunque ci sono progressisti e poi ci sono appunto, come dici tu, quelli che tagliano le teste, secondo me non si va molto lontano per capire quello che succede, perché voglio dire, se noi non mettiamo la storia d'Italia all'interno di un contesto internazionale, non si capisce. Fascismo antifascismo è il discorso destra-sinistra, del novecentesco, che all'interno di queste categorie comunque andrebbero comunque analizzate anche in un contesto già internazionale. Per esempio l'MSI è stato voluto e fondato, finanziato nel 1946 dagli americani. Perché? Perché dovevano contrastare il blocco sovietico, quindi il PC, eccetera, eccetera. Ma se noi già introduciamo questi elementi, anche solo per capire cosa è vero e cosa non è vero, già il contesto nazionale si allarga. Quindi a questo punto non possiamo prescindere da un'analisi più complessiva, che non vada solo a individuare le forze interne. Cioè, io credo che vada fatto questo tentativo. Tu hai introdotto il discorso del mainstream, no? Anche così, Panza, Mieli, no? Cioè, ma voglio dire, non ha neanche senso parlarne di queste persone, perché loro sono totalmente per, inquinare la verità storica. Invece secondo me è fondamentale di adesso tutto il mio lavoro, cioè almeno metà del mio lavoro va a convergere sul come si può influenzare, positivamente il dibattito pubblico sulla storia, però capisco che... Però positivamente cosa intendi? No, positivamente ripartire dalle basi, cioè per dire questa cosa delle foibe, della guerra delle cifre. Oh, ma stiamo scherzando. Noi abbiamo tre regioni che ti sparano delle cifre quintuplicate sotto le quali tu sei passibile di conseguenze. Tu studioso. Ma certo. Ma stiamo scherzando. Sì. Cioè questi dicono, se non parli di 20.000 morte, sei... Cioè adesso cito a memoria queste direttive regionali, rientri nell'albero dei negazionisti, quadruplicando le stime degli storici. Ma siamo a dei livelli senza senso. Ormai ho capito le cose su cui puntare: resistenza e repubblica sociale, per rimanere nel nostro ragionare. Cioè la resistenza, i civili, non li ammazzava, quelli facevano le stragi, ovunque facevano le stragi, cazzo, questa è la differenza gigantesca. Civile. Allora, Gentile è stato giustiziato, per le ragioni dell'epoca era giusto, rivendicato esattamente come Mussolini e gli altri. Tutti quanti, anche i partigiani di destra, non hanno mai rinnegato quella scelta di giustiziarli. Mai. La Repubblica Sociale ha partecipato convintamente alla scia di sangue in Italia, perché la Repubblica Sociale era in Italia, come tutti i collaborazionisti europei, in tutta l'Europa insanguinata dal nazismo, questi hanno partecipato ai massacri di civili, donne, bambine. La Resistenza, ste cose, non le faceva. Punto. L'inimicizia tra i popoli, tra gli uomini, tra gli esseri umani, crea... da sempre, no? La storia è piena, quindi non è questo che il punto di rimente,
fatto che uno abbia ammazzato o non abbia ammazzato, perché tutti hanno ammazzato. Cioè, voglio dire, durante il nazismo i medici invidiavano gli americani che all'inizio del secolo già sterilizzavano i carcerati, eccetera, eccetera. Ideologicamente e materialmente, tutto lo staff medico nazionale tedesco, idem facevano in Australia o facevano in Canada, cioè, però no, in Russia. No, perché un conto è il tema dell'eugenetica, che è un tema gigante che non va. Però un conto dire che negli Stati Uniti si sterilizzava, nella Germania nazista si sterminava. La differenza è notevole, cioè hanno ammazzato 90, 100, 120.000, adesso le stime vanno a 200.000 persone. Hanno ammazzato 200.000 persone. E chiaramente il clima culturale dell'eugenetica era un problema generale. Però non puoi mettere sullo stesso livello la turde. La stai facendo, perché dici, mentre quelli fanno questo, quelli fanno quello. Ma sono due cose diverse. No, io sto questo è ciò che arriva. Il messaggio che stai dando è tanto quello fa una schifezza, quello ne fa un'altra, però ci sono tutto uguale così. Quindi ci sono i buoni e cattivi, diciamo. Ma certo che ci sono i buoni e cattivi, ma stiamo scherzando. Abbiamo il medico che manda in un gas wagon a morire dei ragazzi disabili, e abbiamo il partigiano belga che con una pistola ferma un treno e facendo ma i deportati li libera. Ma stiamo scherzando, ma certo che ci sta bene. No,